Abbiamo cercato di rispondere alle molte domande inviate qui nel blog giuliofretes.com per esempio di Raffaele ha inviato la sua richiesta chiedendo Vescovo, una persona battezzata con lo Spirito Santo quando cade in peccato, tentazione ma si pente dello sbaglio commesso lo Spirito Santo resta ancora in lei, se lei è stata sincera nel pentirsi? Certamente, Raffaele. Lo Spirito Santo è colui che ci convince dal peccato. Non è perché la persona è battezzata con lo Spirito Santo che questa sia perfetta e che la persona non peccherà o non sbaglierà. Il vantaggio è che la persona battezzata con lo Spirito Santo è più istruita, è più fortificata, è quella che più viene messa in guardia dai probabili errori che potrebbe commettere, al come deve reagire nelle difficoltà e anche nei momenti di tribolazione, tentazione, eccetera. Allora, ciò non vuol dire che il battezzato con lo Spirito Santo è libero dell'essere tentato o libero di commettere sbagli o libero di cadere in tentazione. Dice il Signore Gesù rivolto a noi, vegliate e pregate. Molti pregano e non vegliano. Quando dobbiamo vegliare e pregare, il Sacro Testo afferma anche che per cadere basta essere in piedi. Allora fai attenzione. Quindi la persona è caduta, ha commesso uno sbaglio, ha detto ciò che non doveva, ha pensato ciò che non doveva. La persona è giunta al punto di prostituisse, la persona riconosce il suo sbaglio, confessa subito e lo abbandona, lo Spirito Santo certamente convincerà quella persona che lui è ancora il suo servo, è ancora il suo figlio, è ancora il suo tempio. Certamente sta a questa persona perdonarsi e praticare i frutti degni di pentimento e non praticare più lo sbaglio commesso. Pertanto sappi che una persona battezzata con lo Spirito Santo, lei è molto tentata, perseguitata, ingiustiziata a confronto a coloro che non lo sono. Dirò ancora di più di coloro che ancora non lo sono perché una persona battezzata con lo Spirito Santo è una minaccia per il male, perché una persona battezzata con lo Spirito Santo è luce per il mondo, per illuminare coloro che si trovano nelle tenebre. Non è per questo che smette di commettere il sbaglio o essere un peccatore. Ciò che accade è che la persona battezzata con lo Spirito Santo, lei ha una forza, la direzione, ha la consapevolezza di ciò che non gradisce a Dio e di ciò che gradisce a Dio. Allora Raffaele, spero che questo orientamento ti sia stato d'aiuto, come anche a tutti che hanno un dubbio riguardo alla domanda che ha posto Raffaele. Se una persona battezzata con lo Spirito Santo sbaglia, pecca, ma confessa e abbandona il suo peccato, in quel pentimento è sincero e se lo Spirito Santo continua in lui, se continua. Lo Spirito Santo non esce così solo se la persona insiste realmente su quello sbaglio, nella pratica di quel peccato e lì realmente lo Spirito Santo non avrà un'altra scelta se no di lasciare quella persona, asentarsi da quel corpo una volta che la persona non vuole riconoscere, non vuole confessare, non vuole abbandonare, è peggio ancora gradirlo se questo orientamento ti è stato d'aiuto dà opportunità ad altre persone di essere aiutato informa lui della possibilità di vedere questo video attraverso i blog giuliofretas.com se hai qualche dubbio ed hai bisogno di una risposta di un orientamento lascia la tua domanda la tua richiesta d'orientamento e nel limite del possibile cercheremo di orientarvi alla prossima